Dopo aver steso la pasta di zucchero marrone, la vado ad avvolgere intorno alla goccia di carta stagnola che mi ero creata in precedenza. La carta stagnola ci serve come anima del corpo, per dare sostegno al corpo e per evitare che il soggetto diventi troppo pesante. Lo vado ad avvolgere bene in modo tale che tutte le giunture spariscano. Elimino questa parte in eccesso e questo qui sarà il corpo del nostro gatto. Completiamo il corpo inserendo una parte gialla. Prendiamo uno stuzzicadenti lungo e inseriamolo all'interno del corpo. Ci servirà da sostegno per la testa. Aspetta, facciamo una goccia, prendiamo questo strumento e facciamo 3 solchi. E li inseriamo qui, così. Per le zampe anteriori facciamo un cordoncino di pasta di zucchero. Lo applichiamo qui in questo modo. Facciamo una specie di pressione così, in questo modo, in modo tale che la zampa risulti a questo livello triangolare. Allunghiamo la parte finale assottigliandola e la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Facciamo l'ultima parte delle zampette inserendo un po' di pasta di zucchero beige. Facciamo sempre 3 solchi e le inseriamo qui. Facendolo cambaciare con quella marrone. La stessa cosa facciamo dall'altra parte. Per la testa partiamo da una pallina di pasta di zucchero. Tagliamo così in 2, pizzichiamo la pasta di zucchero facendola andare leggermente in giù. Poi per il musetto prendiamo un po' di pasta di zucchero beige, l'appiattiamo e la inseriamo così. Prendiamo un altro poco di pasta di zucchero marrone e completiamo il musetto. In questo modo. A questo punto facciamo un solco qui sotto e un altro stondato qui.
facciamo una leggera pressione qui e andiamo a ridefinire il tutto. Prendiamo un pezzettino di pasta di zucchero nero e facciamo il nasino. Sempre con questo strumento diamo l'effetto pelo. Facciamo gli occhi. Riempiamo gli occhi con una pallina di pasta di zucchero. Mettiamo due palline di pasta di zucchero nera per le pupille. Un altro po' di pasta di zucchero nera per le sopracciglia. Un pezzettino di pasta di zucchero un po' più chiara. Andiamo a finire gli occhi, quindi facendo proprio una specie di palpebra. Eppure sotto per dare profondità all'occhio. Inseriamo i punti luce all'interno dell'occhio. Adesso inserite una fascetta così, che simula, diciamo, un colletto. Inserite la testa. Per le orecchie inserite un po' di pasta di zucchero marrone. La modellate in modo tale che non si vedano le giunture. E poi fate un solco all'interno. Assottigliate l'ultima parte. Ora inserite all'interno un po' di pasta di zucchero rosa. Ed eccolo qui il nostro gatto ultimato.